Abbiamo iniziato il corso di spiritualità nel segno dell'acqua, gli insegnamenti, le mistologie e i simposi, tutti nel segno dell'acqua, che rappresenta la grazia di Dio. Abbiamo rivisitato le scritture e abbiamo scoperto la presenza di una donna accanto ai pozzi d'acqua, alle sorgenti d'acqua. E così abbiamo celebrato la maternità di Dio che viene incontro all'uomo, incontro all'uomo e all'uomo alla vita. Concludiamo questa serie con una donna che è congiunta in maniera meravigliosa all'acqua e che è simboleggiata in tutte le altre figure femminili che abbiamo incontrato in questi giorni. Agar, Rebecca, Rachele, Giuditta, sono figure di Maria. E adesso vogliamo incontrarci con Maria. Anche lei ci comparisce come legata all'acqua. Ma lei è la fontana dell'acqua viva. Nel Protovangelo di Giacomo, che raccoglie le notizie, così che circolavano sulla vita privata di Gesù, c'è un particolare interessante che quantomeno denota la sensibilità nella prima generazione cristiana, che colloca Maria accanto all'acqua. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria avviene alla fontana di acqua di Nazaret. È lì che l'angelo dice: io ti saluto, o pieno di grazia. La Madonna si volta, c'è l'incontro con Dio, avviene alla fontana dell'acqua. E in realtà Maria è quella fontana d'acqua in cui Dio si immerge, è la fontana d'acqua in cui Dio trova la sua dimora, la fontana d'acqua sigillata in cui Dio riposa. Questa mattina vogliamo tratteggiare Maria sotto il profilo dell'acqua e la vogliamo vedere nel suo essere e nel suo operato, nella sua qualità di vergine e di madre. Come sempre l'ha invocato la Chiesa, Vergine Madre, figlia, detto figlia. Vergine Madre. Il testo che abbiamo letto questa mattina designa Maria come la Vergine per eccellenza. Vogliamo rileggere il testo del Cantico dei Cantici, dove lo sposo divino che è Cristo sta accanto a Maria e scende nel giardino, dove Maria è descritta come giardino chiuso, fonte sigillata,
abbiamo accennato alla peculiarità di Maria nell'ordine delle cose. La Madonna rappresenta un mondo tutto particolare, è il mondo di Dio. Dice bene Vignon di Montfort che Dio ha creato tre mondi: il mondo per gli uomini, così bello, per chi lo sa vedere, perché purtroppo noi abbiamo gli occhi chiusi e non sappiamo vedere le bellezze che ci stanno attorno, meravigliose. L'uomo di oggi è preso dalle cose proprie, dei propri manufatti, è intento a creare, ma non gode della creazione di Dio, di questo libro aperto in cui Dio rivela se stesso. Comunque ha creato un mondo per gli uomini, bello, oltremodo bello, è il paradiso terrestre. Per chi lo guarda con gli occhi di Dio, per chi vive in grazia di Dio, questa terra è il paradiso terrestre, quale diventa poi un deserto per chi non vive in grazia di Dio. E c'è un altro mondo più bello, il mondo in cui noi andremo, il mondo degli angeli, più bello di questo, il mondo angelico. Noi non possiamo comprendere la bellezza del mondo angelico. Quando Paolo fu rapito al terzo cielo, rimase allibito, senza parola, perché quello che Dio gli mostrò era superiore a qualunque immaginazione e a qualunque desiderio che un uomo possa avere al di sopra. Questo è il mondo in cui, per bontà di Dio, noi entreremo. E c'è un terzo mondo, e questo mondo si chiama Maria. Lo ha fatto per sé, unicamente per sé. Il Padre, il Figlio e lo Spirito si sono sbizzarriti, quasi esauriti, nel rendere bello questo mondo destinato a loro. È il mondo in cui il Padre si compiace della figlia, in cui il Figlio si compiace della madre, in cui lo Spirito si compiace della sposa, dove sboccia l'amore, sboccia la vita, dove il fiume di acqua viva prende inizio, quel fiume di acqua viva che nasce dal petto del Padre, attraverso il Figlio e scende qui sulla terra. Maria è così nella scrittura sempre presente, perché dice bene Pio IX nella Bulla, in cui proclama la Vergine Immacolata, dice bene che è congiunta col Cristo con unico e medesimo decreto, per cui dove troviamo il Cristo, Verbo incarnato, ivi c'è anche Maria. Per cui dobbiamo vederli in tutte le scritture ogni volta che incontriamo Cristo. E siccome le scritture, a dire di San Gerolamo, sono gravide di Cristo, sono anche gravide di Maria. Si tratta di avere gli occhi dello Spirito per scorgere Maria nelle pagine delle scritture, perché lo Spirito geloso di Maria soltanto ad alcuni dà la grazia, dopo una profonda purificazione, di penetrare nel mondo di Maria, di vedere Maria e di scorgere le vestigie di Maria della liberazione. Come bello vedere Maria nella creazione, come bello vedere Maria nella liberazione delle scritture. Scegliamo un testo congiunto appunto con le acque
Il testo che abbiamo citato questa mattina è un testo introduttivo. Giardino Fuso, tu sei sorella mia sposa. Bello questo termine, sorella mia sposa. Non prende una straniera, prende una dalla propria carne, una che le appartiene dentro la famiglia, la sposa e la sorella. Ha la suavità della sorella e la fecondità della sposa. Sorella mia sposa, giardino chiuso, chiuso, fontana sigillata, nessuno può entrare nel mondo di Maria, soltanto lo Spirito. I tuoi germogli sono un giardino di frutti prelibati, frutti squisiti, alberi di cipro con nardo, nardo zafferano, cannella, girasole, con ogni specie di alberi da incenso, mirra, aloe, con tutti i migliori aromi. Fragranza e Maria, alberi rari, virtù rare che non si trovano altrove se non nel mondo di Maria. È una fontana che irrora il giardino. Tutti i giardini, posto d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Ecco, è una fontana sigillata, ma quando lo Spirito apre il sigillo, ecco che le acque fresche del Libano scendono. Scendono in tanti ruscelli, in tanti rivi che alimentano la vita e formano dei giardini sulla terra. Questa è Maria. Nel suo essere e nella sua attività sotto l'azione dello Spirito. Il tempo è breve e soltanto per flash io vorrei condurre avanti il mio discorso. Un altro testo è quello del Siracide 24, dove troviamo Maria, fiume di acqua che ormai diraga sulla terra. L'aveva vista Maria come fonte sigillata nella sua verginità, adesso la vediamo nella sua fecondità, come madre, feconda, feconda del figlio, dell'uomo e feconda tutti quelli che appartengono al figlio, perché il figlio è uno, Cristo, ma Cristo totale, Cristo capo, Cristo membra. Tutti in Cristo siamo i figli di Maria e rendiamo feconda, cantiamo feconda la nostra madre, perché è una vergine feconda, perché la fecondità è legata alla verginità, come la fecondità di Dio è legata alla verginità di Dio, vergine del Padre. Il tutto è sempre vergine, che nella verginità generi il figlio e nell'amore avvolge il figlio. Il Padre comunica la sua verginità ad una creatura, Maria, perché colui che viene generato nel grembo del Padre all'Eterno venga generato nel tempo da un grembo vergine, dove la verginità risiede, perché Dio può nascere soltanto dalla verginità. Dio matura nella verginità, Dio si manifesta nella verginità.
ecco, io sono come un canale derivante da un fiume e come un corso d'acqua sono uscita verso il giardino. Ho detto, innaffierò il mio giardino e viverò la mia aiuola. Noi siamo il giardino di Dio, la Chiesa è il giardino di Dio, è l'aiuola di Dio. Ed ecco il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare, c'è un fiume grande. Ricordate la visione di Ezechiele? Il fiume cresce dal Tempio Santo di Dio, ingrossa, poi diventa quasi un mare per la sua larghezza. Farò ancora splendere la mia dottrina come l'aurora, la farò brillare molto lontano. Riverserò l'insegnamento come una profezia, io lascerò per le generazioni future. Io ho lavorato per me, ma ho lavorato anche per voi. La Madonna ha lavorato per noi. La Madonna è la madre di tutti i viventi, la nuova Eva della nuova generazione, e lavora per i suoi figli, per comunicare la vita del Figlio di Dio a tutti i suoi figli e ricostruire qui sulla terra l'Eden terrestre e avviare i suoi figli verso l'Eden celeste, dove risplende 12 di Apocalisse con un sole ammantato di luce e con attorno alla testa 12 stelle che sono tutti i suoi figli, sono tutti i santi attorno a Maria. Ecco, fratelli e sorelle, delineata la figura di Maria, su cui ancora ritorneremo, su questa fonte meravigliosa che troviamo anche nella storia di Maria, perché la storia di Maria continua qui, in questo mondo. È sintomatico che Maria, che accompagna lo Spirito nella Chiesa, nell'attività della Chiesa, si è sempre congiunta come Madre di Grazia all'acqua. In molti santuari antichi e più recenti troviamo sempre una fontana d'acqua accanto a Maria. Sono centinaia di santuari sparsi nel mondo dove c'è l'acqua che spunta accanto a un santuario, ai piedi di un santuario, e dove la Madonna invita a bagnarsi. Sono acque di guarigione o acque che producono grazie particolari per chi li usa, perché l'acqua è la figura della grazia. Maria è madre di grazia. E così che la sempre Vergine Maria nella storia della Chiesa è sempre congiunta con l'acqua. Ripeto, sempre Vergine. Sempre Vergine. La più antica preghiera alla Madonna, scoperta così, è quella trovata in un papiro egiziano, dove c'era scritto in greco la invocazione alla Madonna. È la più antica preghiera che troviamo e che noi abbiamo ancora, usiamo, subito un presidium, confugium su sante dei gentis. Sotto il tuo presidio ci rifugiamo, o sante genetrici di Dio. Poi continua anche. Noi che siamo nella prova, Male la traduzione. Il papiro
dell'Egitto, terzo secolo, dice, glorioso lo dice, ai Parthenos, dice cioè, o sempre Vergine Maria, non dice Vergine, benedetta e gloriosa, traduzione sbagliata. Perché proprio quella frase, ai Parthenos, esprime la fede della Chiesa, terzo secolo, o sempre Vergine Maria, ai Parthenos. Noi abbiamo così fatto una traduzione sbagliata. O Vergine gloriosa, questo non dice niente. Mentre il testo originale è o sempre Vergine benedetta, o sempre Vergine benedetta. Per cui la virginità è congiunta con Maria insieme con la fecondità, perché proprio è della virginità la fedeltà a Dio e la fecondità. La fecondità si addice alla virginità. Maria è tutta madre della mente, del cuore, del grembo, perché è tutta vergine. E qui fecondità e virginità stanno insieme. E allora continuiamo appunto l'acqua nei santuari mariani. In Africa, in Asia, in Europa, ci sono, l'elenco dei santuari mariani con l'acqua. Sono tantissimi. La Madonna dell'acqua. Sono andato a tenere un corso di spiritualità in Sardegna nel 1992, proprio alla Madonna delle Acque, a Sardana. Sono le acque termali, lì c'è la Madonna delle Acque. Santuari, Madonna delle Acque. Molto, ricordate, vale per tutti. Cosa dice la Madonna? Scava. Scava. E Bernadette scava, trova l'acqua, prima fangosa, poi l'acqua diventa una sorgente, e ancora a Lourdes c'è la sorgente dell'acqua della Madonna. L'acqua che guarisce nell'anima e nel corpo. Abbiamo qui a Palermo la Madonna della Provvidenza. C'è l'acqua sotto, proprio a quattro canti, acqua salutare, che guarisce tante malattie. La Madonna della Provvidenza. Qui attorno ci sono anche dei santuari dove troviamo l'acqua accanto alla Madonna. Per cui anche nella storia della Chiesa questa unione di Maria con l'acqua è un segno, perché l'acqua è la vita. Ma vogliamo adesso tornare un poco a queste due prerogative di Maria congiunta con l'acqua, la virginità e la fecondità. Oggi questa virginità è manomessa, non è più un valore per l'uomo d'oggi ed è una perdita enorme. I confessori che si sono avvicendati per 2 milioni e mezzo circa i giovani hanno ascoltato le confessioni, poi sono stati interrogati 5 specializzati, designati appunto dall'autorità, per vedere un po' quali sono i peccati che più sentono i giovani di oggi, i peccati che interessi di sesso non sono neanche confessati. Perché i giovani di oggi non apprezzano la purezza. Non era così ai primi secoli. Ossia, l'uso del sesso è qualcosa di naturale.
non è peccato, o se è peccato, è peccato così leggero, no, non se ne può fare quasi a meno, sono questi veri peccati. Ed è una lamentela che facevano questi cinque teologi interrogati, poi vedere un poco quali erano i peccati che più di frequenza accusavano i giovani, per vedere qual è la coscienza dei giovani di oggi. Segno che il valore della verginità è decaduto. Non era così ai primi tempi, perché si sentiva il fascino della verginità di Cristo, di Maria e degli Apostoli. Gesù Maometto, parlo di Dio, musulmani, che sono la comunità più grande dopo quelle cristiane, ma stanno superando i cristiani. Maometto, sappiamo, salita, aveva per moglie una vedova, comunque. Gesù è vergine, si presenta vergine, vuole una madre vergine. Quando chiama gli apostoli e torna a sé, vuole una verginità ricostruita, debba abbandonare le famiglie da cui provengono, predilige Giovanni vergine, ma vuole che gli altri che erano sposati rivestano in verginità. I primi secoli cristiani sono il canto della verginità. I martiri mettono in risalto il valore della verginità. Sant'Agnese, vergine e martire. Sant'Agata, vergine e martire. Sant'Emerenziano, vergine e martire. E così Santa Lucia, vergine e martire. Quando Lucia, nostra conterranea, si presenta al pretore e il pretore le domanda: ma che cos'è questo Spirito Santo? Perché Lucia parlava di Spirito Santo che abitava nel corpo dell'uomo. Ma c'entra lo Spirito Santo? E Lucia dice al pretore romano: astesi viventes, Tempus unto Spiritus Sancti, è la frase pronunciata realmente, perché si parlava in latino. Chi vive nella purezza e nella pietà è tempio dello Spirito Santo. E allora io profanerò la tua purezza, così questo Spirito Santo ti lascerà e tu non avrai più la forza. Tu non potrai smuovermi di qua. E fu martirizzata là. All'Agnese crescono i capelli fino a terra. Quando viene denudata, il Signore fa crescere i capelli fino a terra per coprire il corpo. Era vergine, aveva 13 anni. Tutti i santi padri dei primi secoli e i grandi dottori hanno un trattato, tutti, un trattato sulla verginità, tutto un trattato. Per cui è un tema obbligato per il fascino che esercita la verginità di quei secoli. Sappiamo che quando Ambrogio scrisse pure un trattato sulla verginità di Virgilius, parlava della verginità, e allora le mamme non volevano più mandare le proprie figlie, che partivano tutti di parte d'Italia per ascoltare Ambrogio, perché rimanevano là e chiedevano il velo. Non tornavano più invadite dalle verginità. Ora possiamo predicare quanto vogliamo, questo fascino non esiste più. Le nostre ragazze cercano marito ad ogni tempo e sono nella pena quando non possono sposarsi.
e che la verginità ha potuto il suo mordente in questo secolo. Si lasciavano morire, martirizzare, ma la verginità non si tocca. Maria Goretti, negli ultimi tempi, è un emblema di verginità conservata. Ora non c'è bisogno di minacciare la morte per perdere la verginità, perché sono le fanciulle nostre che senza tanti preamboli si offrono loro stesse e perdono così facilmente la verginità. Qui non parliamo tanto della verginità fisica quanto della verginità spirituale. C'è una verginità consacrata, che è quella che vale, una verginità vissuta, che vale, perché è una verginità di scelta. Non è la verginità fisica che conta, quello è un preambolo, bello, per quanto si voglia, ma è la base della vera verginità, che è la verginità del cuore. Il cristiano è chiamato o a essere vergine o a ricostruire la propria verginità e a vivere la propria verginità. Ricordatevi di queste parole. Il cristiano autentico è chiamato o a essere vergine o a vivere la propria verginità nello stato in cui si trova, ricostruendo la verginità del cuore e vivendo la castità nello stato in cui si trova. Anche l'uomo sposato, la donna sposata, debbono ricordarsi che la verginità è un dono di Dio, una virtù da coltivare nello stato in cui si trova. Non si chiamerà verginità, si chiamerà castità, si chiamerà purezza, ma è il fiore all'occhiello del cristiano vero e della religione cristiana, perché è il contrassegno che troviamo fin dai primi secoli nella religione cristiana, non troviamo come valore nelle altre religioni. Non lo troviamo nel buddismo, nell'induismo, nel musulmanesimo, non l'abbiamo con valore della verginità, ma è un valore proprio, caratteristico della cristianità, soprattutto della cattolicità. Dico queste cose perché voglio fare un discorso al rinnovamento dello spirito. Da qualche tempo anche presso di noi è decaduto il concetto di verginità consacrata, che si può avere anche nel matrimonio. Si tratta della consacrazione a Dio. Mi diceva un sacerdote polacco, padre Giovanni, che in Polonia il 70% delle vocazioni a una vita consacrata, uomini e donne, provengono dai movimenti ecclesiali, in gran parte rinnovamento dello spirito. Per cui il 70% dei sacerdoti e delle suore provengono dai movimenti ecclesiali. All'inizio anche da noi ci fu un boom. Si notarono 400 vocazioni in un anno, non da noi, nel rinnovamento, che non è poi così numeroso in Italia, 400. Da un decennio a questa parte, queste vocazioni alla vita consacrata, uomini e donne, sono diminuite di gran numero, segno non buono, segno di sterilità. Un gruppo che non produce consacrati è un gruppo sterile. Il testo lo abbiamo, bellissimo testo, in Osea 8. Se me lo trovi, Osea 8.
castigo dato al rinnovamento dello spirito, cioè il segno che siamo decaduti, che qui il profeta Osea capitolo 9 dice così: trovai Israele come uva nel deserto. Pensate, uva nel deserto. Riguardai i vostri padri come fichi primaticci all'ovevizio, uva e i fichi, quando crescono così i primi fichi sugli alberi, hanno busto prelibato il primo frutto e si mangia. Ma essi, appena arrivati a Baal Peor, si consacrarono a quell'infamia e diventarono abominevoli come ciò che essi amavano. La gloria di Efraim volerà via come un uccello. Non più nascite, non più gravidanze, non più concepimenti. Anche se allevano figli, io li eliminerò dagli uomini. Efraim, lo vede, ha fatto dei figli una preda su luoghi verdeggianti. Efraim, condurrei i figli al macello. Signore, Signore, da loro cosa darai? Darò un grembo infecondo e un seno arido. Ecco il castigo di Dio. Darò un grembo infecondo e un seno arido. I gruppi che non producono più consacrati sono grembi aridi, un gruppo che non alimenta la vita di consacrazione, la vita di castità e di verginità, è un gruppo dal seno arido, non c'è più latte. Ed è un ammonimento che io vorrei dare al rinnovamento dello spirito italiano, perché le vocazioni vengono meno, sia maschili sia femminili, e vengono anche meno i fidanzamenti tra consacrati, perché anche il matrimonio può essere una via di consacrazione al Signore nella verginità. All'inizio c'erano sposi che si consacravano a Dio vivendo in castità e dandosi alla evangelizzazione, ancora ce ne sono. Adesso non ci sono più. Ma c'erano anche fidanzati e fidanzate. Dentro il rinnovamento si fidanzavano, si sposavano, ma vivevano così la loro consacrazione, pur usando del matrimonio, però nella castità, e si davano all'evangelizzazione, coltivavano la castità come un bene. Adesso tutto questo non c'è. Quelli tra di noi che si fidanzano non scelgono le fidanzate dentro, non scelgono i fidanzati dentro il gruppo, oppure non si fidanzano, non sono fidanzamenti che preludono una consacrazione, ma si sposa con gente straniera. Siamo diventati come Esaù, il quale scelse come spose donne straniere, cagionando dolore a Rebecca, dolore a Isacco. Mentre Abramo mandò Eliezer lontano per scegliere una sposa della propria famiglia per il figlio Isacco. Sono tutti segni che ci vengono a mancare e che denotano il degrado del rinnovamento dello spirito, e che il termometro della vitalità del rinnovamento dello spirito sono seni bimbi e mammelle grosse. Qui i seni sono aridi e il grembo
Chiediamo allora al Signore di comprendere questo linguaggio e di chiediamo alla Madonna la pioggia. La pioggia sui nostri gruppi, la pioggia che faccia cadere la grazia di Dio. Rivalutiamo la verginità, rivalutiamo la castità, rivalutiamo la consacrazione a Dio. Non facciamo propaganda di altri valori, perché a furia di fare propaganda per altri valori dimentichiamo i valori acquisiti, e la verginità, la purezza è un valore cristiano, perché beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, perché il Vergine, il puro è Gesù e Maria sono gli apostoli